un solo attimo ti basta per vedere un nuovo amico nel banco accanto a te. Se osservi meglio tu scoprirai in ogni strada la compagnia che c'è. È una città grande, ti appartiene, un'occasione unica per stare tutti insieme. Sì, è la città giusta, chiama anche te. Ciao Hagrid. Ciao Neville. Allora Hagrid, cosa stai facendo qua? Niente, mi stavo preparando per il 1° maggio. Avevo voglia di portare con me un bel gioco con degli animali. Sai che mi piacciono un sacco gli animali un po' pericolosi. Ah, ma non è che volevi portare quelli lì, dai? Le acramantule? Sì, proprio quelle, sai. Sono dei bei animali, non fa niente. Però purtroppo quest'anno non possiamo. Però dai, per il prossimo anno mi sa che porterò delle cose nuove. Ciao ragazzi. Come? Cosa sto facendo? Beh, mi sto allenando. La festa degli incontri del 1° maggio di quest'anno sarà un po' diversa dal solito. Però la CR, come sempre, sta facendo delle vere e proprie acrobazie per rendere questa giornata davvero indimenticabile. Ciao a tutti! Per descrivere il 1° maggio con tre parole ho preparato tre cartelli. Per me il 1° maggio, la festa degli incontri a CR, è allegria. Allegria perché tutte le volte che ho vissuto la festa del 1° maggio, sia come CRina sia come educatrice a CR, la cosa che balzava agli occhi era il sorriso di tutti i bambini, i ragazzi, gli educatori, le educatrici, gli assistenti che partecipavano, e quindi allegria. La seconda parola è amicizia. Amicizia perché tutte le volte che sono andata al 1° maggio, ho partecipato e ho incontrato oltre i miei amici che magari non vedevo da tanto tempo perché frequentano altre parrocchie lontane della diocesi di Carpi, e sono riuscita a incontrare anche nuovi amici e fare un sacco di nuove amicizie, e quindi amicizia. La terza parola è ascolto. Ascolto perché la festa del 1° maggio della CR è caratterizzata anche dall'ascolto della parola di Gesù, del Vangelo, che ci insegna e ci dà un sacco di spunti sempre per la nostra vita quotidiana. E quindi ascolto della parola, ma anche ascolto delle parole che mi dicono gli altri, magari nei lavori di gruppo. È molto bello, ed è sempre stato così per me, ascoltare cosa ne pensano gli altri della parola di Gesù. Quindi ascolto. Buona festa degli incontri. Il 1° maggio è un appuntamento. Non va dimenticato. Noi non rinunciamo al 1° maggio. Buona festa degli incontri. Buona festa degli incontri. ACR come acrobazia sulla moto. Indoviniamo la Crebus di quest'anno. Questo è il secondo foglio. E qui c'è il quarto ed ultimo foglio, quattro lettere in questo. Vedete, una lettera, tre lettere, quattro lettere. I sacrifici sono la causa dei più bei sorrisi. Lo so, voi direte che adesso è una frase fatta, però vi aspetto alla festa del 1° maggio perché è proprio lì che volevo andare a parare. Ah, ma dove ho messo il portacravatte? Ah, ciao ragazzi. Sapete a che cosa mi serve il portacravatte e la cravatta? Mi serve per prepararmi alla festa del 1° maggio. Infatti, è sempre bello essere se stessi anche con gli altri, anche se sei in casa. Per non mollare mai e tenere tutto assieme, io vi consiglio
La colla al metacrilato attacca di tutto, davvero, un po' tossica, ma solita la mascherina. Il primo maggio vuol dire conoscere nuove persone, stare coi propri amici e divertirsi tantissimo con loro. La giornata dell'incontro è stata bellissima perché abbiamo giocato e abbiamo visto un film e ho incontrato tanti amici. Come quella volta in cui è iniziato a piovere a dirotto. Pure dentro il salone di Sant'Antonio. Come quella volta che ho fatto una fila lunghissima per prendermi il tanto desiderato ghiacciolo. La migliore ricompensa dopo un pomeriggio di giochi. Come quella volta che abbiamo fatto i gavettoni. Quando all'ora di pranzo ci si ritrovava con gli amici per mangiare tutti insieme. Come quella volta a Rolo che abbiamo disegnato sulle strade. Come quella volta in cui avevo trovato il posto perfetto per il mio zaino. Ciao a tutti, la mia prima festa degli incontri l'ho vissuta l'anno scorso ed è stata emozionante, divertente, sorprendente e gioiosa, solo grazie a voi. Ho tantissimi ricordi legati al primo maggio, sia di quelli che ho vissuto da Cierrina, sia di quelli che ho vissuto da educatrice. In particolare, un'attività che mi ricordo ancora, di quando ero piccola, è un'attività in cui abbiamo colorato un'intera strada utilizzando dei gessetti colorati. Quindi ognuno di noi aveva realizzato un disegno o una scritta sull'asfalto ed è stato un momento molto bello che mi ricordo ancora. Un mio ricordo bellissimo del primo maggio è quando siamo andati a Cibeno e nel momento iniziale in cui uno non sa tanto cosa fare, lì che parla con i suoi amici per robot, a un certo punto è partita la musica e delle educatrici bravissime si sono messe a ballare dei bands stratosferici e da lì capisci che è il momento di scatenarsi. Volevo raccontare un mio primo maggio molto bello in cui ho fatto un'esperienza con i ragazzi a Limidi di Soliera nella parrocchia dove c'era un prato verdissimo e ricordo che alla fine del pranzo abbiamo tenuto l'alluminio delle carte dei panini per giocare a palla tutti insieme, ci siamo divertiti un sacco. Ciao ciao! E anch'io volevo raccontarvi un ricordo di un mio primo maggio, però da ragazzino. Tutti gli anni c'era uno di noi, un po' più grande, che non aveva mai panini e quindi gli chiedeva sempre, diciamo, a scrocco. Io e un mio amico ci siamo messi d'accordo per preparargli un panino speciale pieno di sale e di pepe, oltre al prosciutto, la coppa e il salame. Allora si è presentato anche questa volta questo nostro amico a chiedere se qualcuno aveva dei panini e prontamente gli abbiamo dato il nostro panino speciale. L'ha mangiato senza fare una piega, quindi i casi erano due: o aveva molta fame oppure non voleva riconoscere di essere stato oggetto dello scherzo. Ciao a tutti, mi dispiace non poter andare alla festa degli incontri perché è una festa che mi piace molto perché si incontrano molti bambini. E poi alcuni sono anche i miei amici. Però ci possiamo rifare l'anno prossimo, che sarà una festa ancora più bella. Primo maggio. Ma che dolce poesia. Primo maggio, ognuno in camera sua, senza vedersi, quest'anno sarà. Chi vorrà farà casa sua. Il primo maggio, tu sai che ci si diverte là, ma proprio in gran quantità. Ciao ragazzi, in questi mesi sono successe molte cose e avete dovuto fare molte rinunce, ma la festa degli incontri ci sarà. Vi aspettiamo super carichi come sempre al primo maggio. Quest'anno, anche se sarà diverso dal solito, sarà comunque bellissimo. Non mancate! We want you! Ciao ragazzi, mi raccomando, super carichi per questo primo maggio. Vi aspettiamo!
Mi raccomando, partecipate al numero del primo maggio perché ci sarà tanto, tanto da divertirsi e si conosceranno tante persone nuove. Volevamo dirvi che anche se purtroppo quest'anno non riusciremo a festeggiare fisicamente insieme il primo maggio, non preoccupatevi perché ci saranno comunque un sacco di attività speciali preparate per voi. Infatti ci siamo trovati, ci siamo scervellati per pensare a come farvi passare un primo maggio comunque bellissimo e vi manderemo un sacco di cose, così sarà come se fossimo tutti insieme nonostante non ci vediamo. Quindi mi raccomando, restate connessi perché ci divertiremo un sacco. Comunque, il 25 aprile domani è della festa della liberazione, però mi sembra che tra poco ci sia una festa importante. Ma certo, il primo maggio! Che è la festa del lavoro, ma è anche la festa degli incontri, ragazzi! È incredibile! Anche quest'anno, anche se non saremo proprio fisicamente vicini, ci saranno lo stesso balli, ci saranno lo stesso danze, ci saranno lo stesso sorprese incredibili, quindi vi aspettiamo al primo maggio della CR! Ciao! Tra pochissimo il primo maggio, non abbiamo ancora preparato le attività per i ragazzi. Educatori, sveglia, dai! Adesso li vado a chiamare perché sono lentissimi. Gufo, è il primo maggio. Ma che ancora un sacco di tempo. Gufo, lo spot del primo maggio. Spot del primo maggio. Ragazzi, venite al primo maggio, strafigo, per conoscere tante persone. Vabbè, non di persona, venite. Il primo maggio è una giornata bella, entusiasmante e divertente, dove si incontrano tanti nuovi amici, si fanno giochi bellissimi e si mangiano i rinomati ghiaccioli della C. Niente può andare storto perché c'è un'organizzazione che è perfetta e... I'm singing in the rain, yeah, singing in the rain.